Dottore Saverio Annunziata, medico di famiglia, siamo entrati in questa terza, quarta, quinta fase del Covid, non si è capito che cosa, ma la medicina è cambiata tantissimo, soprattutto la medicina di famiglia. I medici di famiglia seguono la stragrande maggioranza dei pazienti italiani e è nata una vera e propria fobia del Covid attualmente. Questo è sostanzialmente vero e ovviamente diciamo il problema che si è presentato a livello planetario ha modificato diciamo non soltanto l'organizzazione sanitaria in senso estensivo ma anche e soprattutto la medicina territoriale, perché chiaramente sono emerse quelle che possono essere delle situazioni non puntuale o precisa organizzazione da parte dell'assistenza territoriale, laddove appunto si possono riscontrare delle problematiche di questo genere come quelle appunto del Covid. Non dimentichiamo che nella prima e nella seconda ondata ha mietuto delle vittime diciamo numerosissime, perché l'aggressività, la virulenza di questo virus è stata veramente molto accentuata e quindi chiaramente questo ha ingenerato una fobia generalizzata per quanto riguarda questo tipo di infezione, e quindi ovviamente questa fobia ha finito per come dire trasportarsi anche adesso in queste ondate nelle quali chiaramente il virus ha perso via via diciamo la sua virulenza, non certo la sua contagiosità, che anzi in questo periodo è aumentata, è in fase di aumento, ma sostanzialmente insomma possiamo sicuramente affermare che le manifestazioni cliniche sono molto più molto più miti rispetto alle ondate iniziali, tant'è che appunto i ricoveri si sono ridotti diciamo gli accessi nelle terapie intensive eccetera, e ovviamente rimane l'assistenza del territorio, che è quella già il primo impatto, tant'è vero che chiaramente la medicina generale è quella che chiaramente è sempre il front office per quanto riguarda l'intercetto delle patologie, quindi di primo impatto. E quindi chiaramente al medico di medicina generale arrivano tutte le richieste, tutti i timori, tutte le fobie, e quindi la domanda da parte della cittadinanza, da parte dei pazienti è sempre ridondante e si ripete continuamente diciamo il timore sempre dell'infezione da Covid, che chiaramente risulta la prima attenzione diciamo che il paziente rivolge a qualsiasi problematica possa capitargli, dal banale raffreddore al colpo di tosse al mal di pancia alla febbre eccetera, dimenticando che ovviamente soprattutto in questi periodi, il periodo invernale e anche il periodo primaverile, sono periodi questi che non sono esenti come da sempre da problematiche epidemiche di tipo influenzale o di tipo diciamo malattie da raffreddamento, che poi sono tipiche anche dei coronavirus, che sono i virus del raffreddore fondamentalmente. E quindi chiaramente reitera sempre costantemente la domanda e il timore che si tratti di Covid e quindi esclude il Covid. E chiaramente noi ci siamo attrezzati da tempo per quanto riguarda una sorta di screening che viene fatto sul territorio attraverso l'uso dei tamponi. Siamo comunque in grado noi, come anche i farmacisti eccetera, di intercettare chiaramente le problematiche, l'insorgenza dei casi positivi e quindi di continuare a trattarli. Ma possiamo dire sicuramente che in questa fase con questo tipo ancora di epidemia esistente diciamo timori per il momento non ce ne devono essere, anche perché poi voglio sottolineare una cosa, e questo forse è stato ribadito più volte ma è sempre importante ribadirlo nei pazienti in generale, cioè filogeneticamente qualsiasi forma virale, qualsiasi tipo di virus, qualsiasi specie di virus tende comunque col tempo ad adattarsi all'ambiente e quindi perde via via la sua virulenza, perché per adattarsi all'ambiente deve fare in modo che il suo ospite sopravviva, non può consentire che il suo ospite muoia, altrimenti diciamo questo potrebbe causare la sua stessa estinzione, quindi l'estinzione della stessa specie virale. Per cui è ovvio che con il tempo, con le varie mutazioni, con le varie
diciamo, mutazioni appunto virali, il virus via via ha perso, diciamo, la sua virulenza. Questo dal punto di vista però, concettuale, è un concetto, cioè un'espressione sicuramente valida e importante, però bisogna sempre stare in allerta, perché non sappiamo realmente poi tutte le altre forme virali che tipo di evoluzione potranno avere. Non dimentichiamo che nei paesi più sottosviluppati, dove il vaccino non è stato adeguatamente introdotto e adeguatamente esteso alla popolazione, questi sono dei serbatoi dove il virus replica in maniera incontrastata, e più aumentano le replicazioni, più è facilitata la replicazione, più sono favorite le mutazioni genetiche, e quindi più compaiono varianti virali, che non sappiamo poi realmente queste varianti se saranno sempre meno virulente, oppure potrebbe capitare, diciamo, una variante che ritorni ad avere una sua caratterizzazione più virulenta, che può comportare, diciamo, problematiche. Per cui è ovvio che il consiglio che viene dato è quello di essere sempre attenzionati su questa problematica e, come dire, ricorrere senza tanti affanni o senza tante fobie, semplicemente a quelli che sono i criteri precauzionali da sempre adottati, che sono la mascherina, l'igiene delle mani, fare attenzione, diciamo, degli ambienti chiusi, e quindi, diciamo, quelle che sono le regole oramai universalmente riconosciute e universalmente condivise. Ecco, per chiudere la nostra chiacchierata, c'è anche un grosso condizionamento, che è quello psicologico in questo momento, soprattutto per quanto riguarda le persone più fragili relativamente al Covid. Sì, allora, questo è vero, è verissimo quello che dice, tant'è che appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi anche il nostro Servizio Sanitario Nazionale propende ovviamente per la seconda dose booster per quanto riguarda i soggetti ultra ottantenni, nonché tutti i soggetti fragili, quindi che hanno patologie particolarmente spiccate, che incidono sulla salute generale del soggetto, nonché i soggetti ovviamente che sono ricoverati nelle case di riposo, quindi sempre soggetti anziani. A questi viene raccomandato di fare la seconda dose booster, quindi sarebbe la quarta dose cosiddetta, perché ovviamente con l'età e anche nei soggetti fragili si è visto che il sistema immunitario anch'esso diventa più fragile, quindi fondamentalmente, quindi non si ha una memoria immunitaria così spiccata come si può avere in un soggetto più giovane, per cui è opportuno che questi soggetti si sottopongano a vaccinazione. Si parla di quarta dose probabilmente da somministrare poi a tutti, sempre seguendo le fasce d'età, il criterio che è stato adottato sin dall'inizio della campagna vaccinale. Sicuramente se ne riparlerà a settembre-ottobre con la comparsa di questa della nuova epidemia, perché sappiamo oramai che l'epidemia virale, come quella influenzale che tutti quanti conosciamo ormai da tempo, da anni, e ricorre stagionalmente con l'avvento dell'autunno-inverno, e quindi tutto l'inverno praticamente si riaccendono, diciamo, queste forme virali influenzali, e tra queste ci aspettiamo ovviamente una recrudescenza dell'epidemia da Covid-19, con l'auspicio che chiaramente queste nuove varianti, come dicevo prima, siano comunque meno virulente e quindi possano dare dei sintomi simili influenzali, insomma, del tutto trattabili. Grazie dottore per essere stato con noi. Grazie a voi.